Dunque, noi stasera apriamo una campagna, direi, di ascolto. Una campagna di ascolto con due consigli comunali. Dovremo guardare un documento che poi sarà riportato ai rispettivi consigli comunali per la sua approvazione e quindi il dibattito sarà ancora di più sui consigli comunali, perché come vedete non si esauriscono le fasi. Però noi stasera partiamo con una grande operazione di ascolto, quindi stasera ascolteremo anche i consiglieri comunali, ma non solo, per questo c'è questa seduta aperta, proprio per fare in modo di aprire un grande processo democratico per la costituzione di un nuovo comune, di una nuova realtà che si basa proprio sulla democrazia e sulla partecipazione dei cittadini. Ho notato nei processi che ho seguito, ho seguito tutti i processi di fusione della Toscana, e ho notato che i processi di fusione che hanno avuto successo erano quelli dove le amministrazioni insieme ai cittadini costruivano un progetto di comunità. La regione, attenzione, perché la regione finora si è attenuta a questo criterio di rispettare la volontà dei cittadini, non complessivamente intesi, cioè sommando i voti dei due ambiti territoriali, ma secondo ciascun ambito. Quindi le fusioni che hanno avuto il voto contrario di un solo dei due o tre, perché c'è stata anche una fusione a tre, comune, sono andate con voto contrario in Consiglio regionale. Però io questo lo posso dire fino ad ora, non posso promettere che il prossimo Consiglio regionale si atterrà allo stesso criterio, la legge non dice niente. Questa idea nuova, per la quale io, come direttore, sto lavorando, sono convinto che darà grandi frutti, e non ci fermeremo soltanto nella domanda. Va bene. Ecco, bisogna stare attenti a non fare come il pesce vela di Santiago. Attenzione agli spari, perché non vorrei che all'ultimo si arriva con le ossa, perché sarebbe veramente quella, sarebbe una sconfitta. Alla fine della diatriba mi viene fuori come se il nostro gruppo non fosse favorevole a un discorso di fusione, non è così, altrimenti non avremmo votato il documento all'unanimità. Quando discutevamo questo documento parlavamo di possibilità. Arrivare quindi oggi a trovarci, ma quella non è il discorso della tua capolona in sé come comune. In realtà pensavamo di realizzare un percorso diverso, quindi preparare la cittadinanza in modo diverso, non al consiglio comunale direttamente, alle varie possibilità. Noi abbiamo presentato anche noi un documento dicendo che eravamo disposti a guardarci intorno, quindi non è che siamo rimasti agli anni 70. Volevamo guardarci intorno, abbiamo per primi appoggiato questa possibilità perché sappiamo quali sono le possibilità. In realtà il problema che ci siamo posti è proprio una questione, si parla di partecipazione e ai cittadini può sembrare questo incontro stasera non un incontro partecipativo, perché magari trovarsi di fronte già a due comuni che hanno già espresso una posizione in questo senso può sembrare ai cittadini già una forma di accordo. Siamo favorevoli nella difesa dell'ambiente, come siamo favorevoli a difendere le nostre identità. Ma siccome è un processo da fare subito, ma da fare anche con la piena consapevolezza e coscienza e con la calma necessaria. Per cui se il metodo che ha accennato adesso, che lei stasera non si impegna in maniera esclusiva e unica con il Comune di Capolona, ma si impegna anche qui a portare, qualora volessero venire, e anche il Consiglio Comunale di Laterina, per esempio, o il Consiglio Comunale di Arezzo quando sarà costituito, noi potremo approfondire questo argomento nei tempi giusti. Arezzo se lo dimentichi, perché Arezzo non è comune confinante.